Fratelli è una parola molto complessa, perché noi tutti vorremmo essere invece figli unici. Il fatto di essere fratelli comporta di far spazio all'altro, di dividere i propri spazi con l'altro e di fare attenzione all'altro. E questo non è una cosa scontata. Però noi siamo qui stasera perché crediamo che questa cosa è possibile. Quindi abbiamo invitato il nostro ospite, che è il professore Roberto Catalano. Facciamo un applauso. Viene a Catania. Lo presento. Il professore Roberto Catalano è un professore incaricato al Dipartimento di Teologia, Filosofia e Scienze Umane dell'Istituto Universitario Sofia di Loppiano a Firenze e alla Pontificia Università Urbaniana di Roma. È co-direttore del Centro del Dialogo Interreligioso del Movimento dei Focolari a Roma, è docente invitato presso alcune università e istituti superiori in dialogo interreligioso e spiritualità di comunione, religioni e relazioni internazionali e poi ha un'esperienza trentennale in India, dove ha operato a livello accademico e non per l'incontro delle diverse culture. Poi ha accettato volentieri il nostro invito, volentieri anche subito per i tempi che noi abbiamo avuto e ci ha fatto anche il dono di diffondere il suo intervento anche in lingua Urdu, così i nostri amici anche pakistani riescono a seguire meglio questo discorso. Cominciamo allora questo incontro, benvenuto e lascio a te il microfono e la parola. Scusate che sistemo. Intanto approfitto per salutare alcune personalità che sono intervenute a questo nostro incontro, innanzitutto il sindaco di Corridonia, Paolo Cartachini, che si mostra sempre molto sensibile a queste tematiche e a questi incontri. L'imam Mohammed Taraki della comunità islamica di Macerata e l'imam Ali di Corridonia. Anche loro facciamo un applauso. Beh, e per ultimo il nostro parroco Don Fabio Moretti, che ci ha raggiunto Allora, buonasera a tutti, grazie dell'invito, è un grande piacere essere qui. In effetti, non è stato semplice riuscire a dire di sì, perché questa serata, almeno per quanto riguarda il mio programma, si è incastrata in vari impegni, però si è incastrata molto bene, per cui sono molto contento di essere venuto, anche perché, come è stato detto, lavoro per il dialogo interreligioso, a livello internazionale, anche a livello italiano, però, normalmente faccio sempre presente che il dialogo non avviene tanto nelle università, non avviene tanto nei grandi fori internazionali, ma avviene sul territorio, avviene nei paesi, avviene nelle città, nelle nostre strade, nelle nostre scuole. Quindi per me è estremamente arricchente essere stasera a Corridonia, vedere quello che state vivendo e portando avanti. È una ricchezza per me dalla quale imparo tantissimo per il lavoro e l'impegno che ho. In particolare un saluto ai fratelli pakistani. Io ho vissuto 28 anni sul continente indiano, quindi quando vedo volti come i vostri o i vestiti come i vostri mi sento a casa. Mi sembra di assaggiare il biryani o diversi piatti, reshmi kebab, un buon dal, makkani e così via. Per cui, e poi soprattutto il clima di famiglia, di fratellanza che si sperimenta nel subcontinente indiano. Anche se io ho vissuto in India, però sono stato varie volte in Pakistan, l'ultima volta 2 anni fa ed è stata un'esperienza molto bella con fratelli musulmani e anche cristiani. Quindi un caloroso benvenuto a voi,
che mi fate sentire particolarmente vicini alla mia esperienza personale. Ecco, allora cominciamo questa presentazione, che è anche molto semplice, su questo documento che con tutta probabilità farà la storia, diciamo pure, di noi cristiani e dei nostri fratelli e sorelle musulmani. La dichiarazione, ho messo un po' tutto in PowerPoint, il testo, in modo tale da aiutare anche chi non è di lingua madre italiana a poter seguire meglio. Poi c'è anche la traduzione in Urdu che mi hanno provveduto alcuni amici del Pakistan. E comunque questa dichiarazione, che è stata firmata nel febbraio scorso, rappresenta un evento e propone un testo che sarà un vero paradigma di riferimento, qualcosa che va al di là delle aspettative, che suscita domande e interrogativi, che mette in discussione anche degli stereotipi che ciascuno di noi ha e anche tanti pregiudizi che ci portiamo dietro, che sono diffusi sia dal punto di vista religioso e ancora più da quello culturale. E ci troviamo ancora una volta di fronte a una prima assoluta di Papa Bergoglio, che ci ha ormai abituato a essere il Papa delle prime volte. È uscito recentemente un bellissimo libretto che parla di tutte le cose che Papa Bergoglio ha fatto come primo Papa che ha avuto il coraggio di fare certe cose. Però io dico sempre, non avrebbe fatto queste prime volte se non ci fossero stati altri papi che hanno fatto altre prime volte prima di lui. E con la firma del breve documento che è stato fatto il 4 febbraio del 2019 nel contesto della conferenza interreligiosa per la pace tenutasi presso il Founders Memorial di Abu Dhabi, è una di queste prime volte e forse è quella che sarà destinata, almeno finora, a restare più nella memoria della storia. È stata preceduta questa firma da due discorsi, quello dell'imam al-Tayyib di Al-Azhar. Preciso che Al-Azhar è una prestigiosa università e moschea del Cairo, e tradizionalmente l'università di Al-Azhar è stata nei secoli un punto di riferimento per tutto l'Islam sunnita. Negli ultimi decenni forse ha perso di prestigio rispetto a quello che è stata nei secoli, però lo ha riacquistato ultimamente. E quindi firmare un documento con una persona di questa portata che rappresenta questa istituzione, anche se non può essere diciamo paragonato a un Papa, perché nell'Islam non figura una persona come il Papa che riassume e che esprime la religione come avviene per la Chiesa Cattolica, ha una grande importanza. Ecco, questo incontro e questi discorsi sono stati caratterizzati da una forte gestualità fraterna, abbracci, colloqui personali molte volte sussurrando all'orecchio l'uno dell'altro e anche cammini mano nella mano dei due leaders. La rilevanza della firma sta nel fatto che si tratta di un testo condiviso. Vuol dire che l'imam al-Tayyib e Papa Francesco condividono tutto quello che è stato scritto in questo testo. Questo non è poco per due religioni come l'Islam e il cristianesimo, che dobbiamo riconoscere non abbiamo avuto sempre dei rapporti amichevoli nella storia. E il fatto che sia un testo condiviso significa che è una parola comune che i due leaders sentono di rivolgere insieme ai rispettivi fedeli, il Papa ai cristiani, cattolici in particolare, e l'imam al-Tayyib ai musulmani e anche al mondo intero, per dare una risposta ad alcuni interrogativi di fondo. Ecco, a essere interpellati non sono soltanto gli addetti ai lavori del dialogo o delle religioni, ma sono tutti i credenti, siamo tutti noi e anche tutti gli abitanti del mondo. Papa Francesco
scrive nell'Evangelii Gaudium, il dialogo interreligioso oggi è un dovere per tutti, e non dice per tutti i cristiani, per tutti. Ecco, ovviamente tutto questo non è avvenuto ad Abu Dhabi un bellissimo pomeriggio di qualche mese fa, è frutto di un percorso di cui dobbiamo comprendere anche valorizzare alcune tappe. Allora, vediamo un momentino innanzitutto il contesto. Gli Emirati Arabi sono l'ultima parte della penisola arabica e hanno un significato importante sullo scacchiere dell'economia e della geopolitica mondiale, come sappiamo, per via del petrolio. E questo ha permesso un progresso e dei processi che veramente possono essere definiti da capogiro. Non so se qualcuno di voi è stato ad Abu Dhabi o Dubai, ma noi non ci immaginiamo che cos'è la città di Dubai o cosa sono la città di Dubai o di Abu Dhabi o degli Emirati in generale. Purtroppo anche grazie alla manodopera proveniente da altri paesi, gli Emirati si sono trasformati da un mondo nomade e beduino in una società immagine della globalizzazione più sfrenata, con grosse criticità per quanto riguarda i diritti umani. Dobbiamo riconoscere, i diritti umani non sono sempre osservati. Inoltre la regione e gli Emirati Arabi sono il cuore della storia e sede privilegiata della presenza dell'Islam con tutta la penisola arabica, che anche qui si presenta in una forma tutt'altro che omogenea. Un conto è l'Arabia Saudita, un conto sono gli Emirati, ma l'Oman è molto diverso da Abu Dhabi, Dubai è molto diverso dallo Yemen e così via, per non parlare del Kuwait. Un secondo elemento come contestualizzazione, come faceva vedere il nostro PowerPoint di apertura, è stata la scelta del Papa di fare questo viaggio e di proporre la firma di questo documento in occasione degli 800 anni della visita di San Francesco al sultano Malik al-Kamil ad Amit, a pochi chilometri dal Cairo. Ecco, questo evento di San Francesco che incontra il sultano è stato definito da Papa Francesco come uno dei più straordinari gesti di pace nella storia del dialogo fra Islam e Cristianesimo. Bisogna ricordarci che Francesco era stato ammonito dai cardinali che guidavano la crociata ad attraversare le linee per andare a incontrare. Non fatelo, gli avevano detto, e lui lo ha fatto ed ha attraversato. E ancora oggi, dice Papa Francesco, quel gesto è così significativo e attuale per le conseguenze del dialogo interreligioso e per la pace nel mondo. Ecco, Papa Francesco stesso ha ricordato che questa coincidenza storica è segno del suo desiderio di essere fratello che cerca la pace con i fratelli, come ha detto al popolo di Abu Dhabi qualche giorno prima del suo viaggio, ha fatto un messaggio come fa sempre per il popolo del paese che va a visitare, e diceva: vengo come fratello che cerca la pace con altri fratelli per essere veramente strumenti di pace insieme. Ecco, i rapporti fra cristiani e musulmani nel corso dei secoli, sappiamo bene, sono stati molto problematici, però il Concilio Vaticano II ha incoraggiato tutti a dimenticare il passato, a esercitare sinceramente la comprensione reciproca, a difendere e promuovere insieme per tutti gli uomini la giustizia sociale, i valori umani, la pace e la libertà. Questa è la raccomandazione che il Concilio ha fatto ai cristiani cattolici e a tutti gli uomini di buona volontà che vogliono aderirvi, compresi i musulmani. Un nodo comunque che non possiamo dimenticare è stato l'evento di Ratisbona nel 2006, quando Benedetto XVI, forse qualcuno lo ricorda, fece una citazione accademica che causò un doloroso e complesso problema con il mondo musulmano. Si è aperta una stagione piuttosto problematica, sia all'interno della quale l'Università di Al-Azhar, per esempio,
del Cairo, rappresentata oggi dall'imam al-Tayeb, aveva deciso di tagliare i rapporti con il Vaticano e la Santa Sede in generale. Allo stesso tempo, però, il problema di Ratisbona ha creato qualcosa di positivo. Come sempre, i problemi si possono vedere sempre da due punti di vista. E proprio nei mesi successivi a Ratisbona è nato un fenomeno interessante da una lettera che fu indirizzata a Benedetto XVI a Benedetto XVI e ad altri leaders cristiani da 138 saggi musulmani che proponevano, e questa era la proposta, una proposta molto interessante, di individuare un terreno comune per il dialogo e la collaborazione fra cristiani e musulmani. Questi 138 saggi molto autorevoli dicevano: troviamo un punto su cui possiamo lavorare insieme. Ecco, il testo dei saggi musulmani partiva da elementi condivisi, in particolare l'amore per l'unico Dio e per il prossimo, due punti che ci uniscono con i musulmani. Poi nel corso degli anni successivi si sono riuniti, hanno dati i rapporti con la moschea di Al-Azhar e nel maggio del 2016 l'imam al-Tayeb ha visitato il Vaticano e in occasione di un'intervista alla Radio Vaticana ha dichiarato: riprendiamo il cammino di dialogo e auspichiamo che sia migliore di quanto era prima. Sono felice di essere il primo sheikh di Al-Azhar che visita il Vaticano. Anche qui, come per Papa Francesco, una prima volta. Nel 2017 poi, quando si fa il primo passo, c'è sempre un atto di ritorno. L'imam al-Tayeb ha accolto Francesco al Cairo per una importante conferenza internazionale sulla pace e in quell'occasione Papa Francesco ha affermato un'idea molto precisa, molto puntuale: solo la pace è santa, nessuna violenza può essere perpetrata in nome di Dio, perché profanerebbe il suo nome. Ecco, nel corso del tempo si è poi profilata l'intenzione di redigere un documento comune sulla fratellanza. Allora, vediamo un momento brevemente un'analisi del documento. Il testo del documento, un documento molto breve che trovate anche all'entrata, il testo del documento si presenta in modo molto agile, molto sintetico e ha due parti, una prefazione e il documento vero e proprio, e specifica subito che è di natura religiosa, quindi politica e tutto quello che ha a che fare con la politica, la geopolitica, viene lasciato fuori. È un incontro fra credenti. Infatti il punto di partenza è la fede, che unisce cristiani e musulmani, con caratteristiche ovviamente ben delineate e distinte. La fede musulmana non è la fede cristiana. La fratellanza è proponibile, comprensibile, attuabile, dice il documento, solo alla luce della fede in Dio che ha creato l'universo, le creature e tutti gli esseri umani. E questo lo possiamo condividere pienamente tutti, musulmani e cristiani. Il credente, continua, è chiamato a esprimere questa fratellanza umana salvaguardando il creato, l'universo, e sostenendo ogni persona. Quindi tutte le creature devono essere oggetto dell'amore e dell'interesse nostro, in particolare le più bisognose e le più povere. Non è escluso comunque chi non ha un riferimento religioso, non è un documento che si vuole limitare ai credenti musulmani e cristiani. Infatti l'invito a unirsi, a lavorare insieme, è rivolto non solo a tutte le persone che portano nel cuore la fede in Dio, ma anche a coloro che nutrono la fede nella fratellanza umana, anche senza un riferimento religioso, perché la fratellanza umana è una categoria che è umana, oltre che essere religiosa. Segue una sintesi del processo che ha portato alla redazione del documento,
Ecco, un processo che è stato caratterizzato, e questo è stato sottolineato sia da Altaïr che da Francesco, da un'atmosfera di fratellanza ed amicizia, perché due commissioni, una del Vaticano e una di Al-Azhar, hanno lavorato insieme per la redazione del documento. E questa atmosfera di fratellanza e amicizia ha ispirato gli incontri durante i quali è nata la carta. Via via poi la si è concepita e redatta proprio alla luce di questo spirito. Interessante, non è soltanto un documento per dialogare, perché il testo supera la logica del dialogo. Non si limita infatti a discutere di temi che possono essere importanti, che toccano gli interlocutori. Bergoglio e Altaïr si rendono protagonisti del cammino della vita che non si può percorrere da soli. Molto spesso Papa Francesco dice che il dialogo è un pellegrinaggio, perché nella vita bisogna camminare e camminare insieme. Ecco, e questo è quello che ha chiesto Dio ad Abramo, che è il padre comune dei musulmani, degli ebrei e dei cristiani. Siamo fratelli e quindi riconosciamoci come fratelli e sorelle e camminiamo insieme. Per la sensibilità cattolica, inoltre, risultano particolarmente significative alcune parole. Si dice: abbiamo condiviso le gioie, le tristezze, i problemi del mondo contemporaneo. Ecco, queste parole sono le parole di apertura di uno dei documenti fondamentali del Concilio, la Gaudium Spes. E in questo modo il documento mostra come si vuole radicare nel patrimonio del Concilio Vaticano II. Poi il testo del documento si apre anche con una serie molto significativa di invocazioni, sia nel nome di Dio che nel nome degli uomini, in particolare dei poveri e dei sofferenti, per arrivare alla fratellanza umana che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali. Quindi l'invocazione è a Dio, creatore, padre, ma anche l'invocazione è agli uomini, in particolare quelli che soffrono, che sono nostri fratelli e sorelle. Ecco, da subito la cifra, l'idea, l'immagine della fratellanza, sebbene fondata sulla fede, diventa non solo religiosa ma anche sociopolitica, senza entrare in politica. Tutti gli uomini e le donne, infatti, non sono solo figli e figlie di Dio, ma anche esseri umani, cittadini del mondo ed uguali. I due leaders si rivolgono a tutte le persone di buona volontà presenti in ogni angolo della terra e offrono un richiamo specifico ai fedeli della religione perché adottino la cultura del dialogo come via. E qui in queste tre frasi c'è la sintesi del documento: la cultura del dialogo come via, la collaborazione comune come condotta, la conoscenza reciproca come metodo e criterio. La cultura del dialogo come via: per vivere, per andare, per camminare dobbiamo creare una cultura del dialogo. Ma come comportarci? Collaborando insieme. E poi non possiamo dialogare, non possiamo camminare insieme, non possiamo lavorare insieme se non ci conosciamo. Ecco, Papa Francesco e l'Imam invitano coloro che seguono le loro fedi a vivere la loro stessa esperienza fatta in questi anni. Anche loro si sono incontrati, conosciuti, hanno deciso di collaborare. Esercitano quindi la loro responsabilità di leaders religiosi, proponendo una narrazione condivisa della realtà attuale, della fraternità come risposta alle problematiche che la caratterizzano. Penso che la lettera sia un invito nato proprio dall'esperienza che ha coinvolto questi due uomini, che è stata un'esperienza di cammino comune e di collaborazione. La lettera continua con un'analisi dello stato attuale del mondo e sottolinea soprattutto la crisi che attraversa il mondo.
a causa di una coscienza umana anestetizzata. E questo vale sia per i cristiani che per i musulmani, in particolare per l'Occidente. Questa è stata la mia esperienza, tornando dopo 30 anni di vita in Asia, mi sono accorto come veramente questa parola anestetizzato esprime molto bene la coscienza dell'uomo e della donna occidentale. Allontanamento dei valori religiosi, il predominio dell'individualismo e delle filosofie materialistiche che divinizzano l'uomo, l'uomo fatto Dio. È molto interessante, parlando con molti musulmani in questi anni, mi sono reso conto di quante paure hanno i musulmani venendo in Europa. Non siamo soltanto noi cristiani ad aver paura perché i musulmani vengono in Europa, ma anche i musulmani che arrivano in Europa hanno delle grandi paure. E una delle grandi paure è che i loro figli perdano i valori religiosi a contatto con la civiltà europea. Quindi il mondo occidentale incute una paura al credente dell'Islam. Ecco, queste filosofie materialistiche divinizzano l'uomo, mettono i valori mondani materiali al posto dei principi supremi e trascendenti. Cosa succede? Come conseguenza di questo, un progressivo deterioramento dell'etica, accompagnato da un indebolimento dei valori spirituali, del senso della responsabilità, crescita dei mali sociali, come la frustrazione, la solitudine e la disperazione. Ecco, l'estremismo religioso e nazionale, con l'intolleranza, hanno prodotto sia in Occidente che in Oriente, perché c'è un estremismo occidentale e un estremismo anche orientale, ciò che potrebbe essere chiamato i segnali di una terza guerra mondiale a pezzi, come dice Papa Francesco. E allora i due leader si rivolgono una pressante richiesta a camminare insieme verso la pace. Ma questo sarà possibile solo in quanto gli uomini e le donne del nostro tempo sapranno camminare nella pratica della propria fede, o per coloro che non hanno un riferimento religioso, nella pratica del seguire la propria coscienza vera. Quindi bisogna apprezzare il risveglio religioso che avviene anche in Occidente, e la carta incoraggia a rianimare in modo particolare nei cuori delle giovani generazioni questo aspetto del risveglio religioso attraverso processi educativi. Fondamentale il ruolo delle religioni, descritto nella seconda parte del documento, che condanna tutto quello che parla di morte, i tentativi di strumentalizzare le fedi, oggi considerate da molti come vie per incitare all'odio, alla violenza, all'estremismo, al fanatismo cieco. Smettere, dice il documento, di usare il nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione. In questa definizione ci siamo dentro tutti, orientali, occidentali, cristiani e musulmani. Nella terza sezione della carta si passa a 12 inviti, moniti, espressi sotto forma di affermazioni, di attestazioni, che innanzitutto considerano le religioni un aiuto alla pace e alla fratellanza universale e una garanzia della libertà come diritto di ogni persona umana e della giustizia come via da percorrere. Si incoraggia il dialogo e la diffusione della cultura della tolleranza, dell'accettazione dell'altro, della convivenza fra gli esseri umani. E il dialogo è definito come un luogo d'incontro nell'enorme spazio di valori spirituali, umani e sociali comuni. Condanna perentoria del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, in quanto minaccia le persone sia in Oriente come in Occidente, e anche i due leader religiosi, questo è molto interessante perché è sottoscritto da entrambi,
non temono di indicare come gli atti che sono stati compiuti dai terroristi sono da ascrivere, sono da imputare alle accumulate interpretazioni errate dei testi religiosi, alle politiche di fame, di povertà, di ingiustizia, di oppressione, di arroganza. E anche qui nessuno è indenne. Ricordo che Papa Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, ad Assisi nel 2011, davanti ai leader religiosi nel 25esimo di quel grande evento che era stato la convocazione della preghiera per la pace fatta da Giovanni Paolo II nell'86, Papa Benedetto disse: ebbene, lo ammettiamo con vergogna anche in nome del cristianesimo si è usata la violenza nel nome di Dio. Quindi siamo in un certo senso tutti in qualche modo coinvolti. Ecco, il testo poi propone una valenza politica di rilievo che emerge chiaramente nella definizione del concetto di cittadinanza. Ecco, quindi non tanto politica partitica o politica che strumentalizzi una fede o l'altra, ma il lavorare insieme per la cittadinanza, e anzi per una piena cittadinanza, rinunciando ad una terminologia discriminante come quella di definire certi gruppi le minoranze, non dei cittadini come noi. Mi fa sempre molto piacere quando un carissimo amico, l'ex presidente De Lucoi, già 10 anni fa, Izzeddin, l'imam Izzeddin di Firenze, usava dire: io sono italiano di fede musulmana. Ecco, un cittadino italiano che crede secondo la tradizione musulmana. Ecco, la conclusione esprime un annuncio, un impegno, una promessa. La presentazione della carta a uomini e istituzioni religiose, civili, politiche. E l'atto che stiamo facendo stasera è proprio in sintonia con questa raccomandazione, per una adeguata diffusione e perché soprattutto a livello scolastico ed educativo possa diventare argomento di studio e fonte di ispirazione. Sono già iniziati seminari, conferenze, convegni in cui si è cercato e si cerca di approfondire questo documento. È una dichiarazione che invita alla riconciliazione e fratellanza, fa appello ad ogni coscienza, manifesta una testimonianza della grandezza della fede in Dio e vuole restare come un simbolo dell'abbraccio fra Oriente e Occidente, fra Nord e Sud. Papa Francesco ha sottolineato come il documento offre una forte e chiara testimonianza della possibilità di un incontro tra musulmani e cristiani. L'ha ripetuto anche 3 giorni fa a Napoli in occasione di un seminario che si è svolto in una facoltà dei Gesuiti sul Mediterraneo. Anche in un contesto storico come quello attuale, in cui le religioni e l'Islam in particolare sono considerate spesso fonti di conflitto. E anche il documento presenta un forte fondamento teologico. Se per i cristiani e i musulmani Dio è il creatore di tutto e di tutti, e in questo siamo molto vicini gli uni agli altri, siamo membri di un'unica famiglia e come tale dobbiamo riconoscerci. Siamo fratelli e sorelle perché abbiamo un unico padre. E questo è il criterio fondamentale che la fede ci offre per gestire la convivenza umana, per interpretare la diversità, le diversità che sussistono fra noi, per disinnescare, interrompere i conflitti e il controllo. Un elemento per noi cristiani, fedeltà al Concilio Vaticano II. Ci sono state molte critiche a Papa Francesco per questo documento e in effetti il documento è fondato sui documenti fondamentali del Concilio, Nostre Tate, Dignitatis Humanae, Gaudium et Spes, che Benedetto XVI, il Papa teologo, aveva definito come i 3 documenti di cui si è compresa l'importanza solo col passare degli anni. Con l'invito del Papa
a leggere e conoscere il documento per andare avanti nel dialogo sulla fratellanza universale umana. L'atto di Abu Dhabi si presenta quindi come un passo significativo nella progressiva realizzazione della profezia che Paolo VI aveva scritto in Ecclesiam Sua, la sua prima enciclica. Lui diceva che la missione della Chiesa oggi prende il nome di dialogo. Questo Paolo VI lo scriveva nel 1963. Scriveva: aprirsi all'altro, scoprire i valori di cui vive, camminare insieme, cooperare per la giustizia e per la pace, significa testimoniare la pienezza di verità e di vita che come cristiani contempliamo e riceviamo da Gesù. Questa coscienza della propria identità cristiana, a questa coscienza dobbiamo unire quello che Francesco definisce il coraggio della alterità. Così rispondiamo, credenti e non credenti, alla sfida sia dello scontro di civiltà che i processi di secolarizzazione, camminando insieme verso la verità. E questo è l'augurio che ciascuno di noi possa essere veramente un fautore, nel suo piccolo, nel suo contesto, di questo documento. E grazie per la vostra attenzione. Io direi che adesso possiamo continuare questa nostra conversazione. Non so se Don Fabio vuole fare un intervento oppure vuole aggiungere una riflessione. Magari qualcuno del pubblico che vuole intervenire, io chiamerei anche poi, non so se adesso oppure alla fine, il sindaco, no? a farci anche un saluto e a dirci insomma qualcosa anche su questo invito che siamo chiamati ad accettare, ad accogliere, e soprattutto non come una cosa sentimentale, no? Una volta che siamo tutti fratelli, come una cosa o ideale o sentimentale, ma che comporta dei gesti concreti, delle relazioni profonde, degli incontri che si fanno proprio fianco a fianco con chi ci vive accanto. Sindaco, vuole dirci qualcosa? Sì, grazie, così rompo il ghiaccio. Sì. Anzitutto buonasera a tutti, voglio ringraziare a nome dell'amministrazione comunale chi ha organizzato così bene questo evento, il professor Catalano come relatore, Don Fabio che mette sempre a disposizione in modo generoso il teatro, visto che professore noi il comune non ha un teatro civile, quindi ci appoggiamo sempre a Don Fabio che ce lo mette a disposizione sempre volontariamente e generosamente. Un ringraziamento, dicevo, anche perché abbiamo messo insieme a Don Fabio questa conferenza nel programma dei Santi Pietro e Paolo e Donato che festeggiamo in questa settimana, cioè sabato, anche con la processione. Quindi abbiamo cercato insieme di dare un valore molto importante, secondo noi, a questa conferenza di questa sera. Che cosa fa l'amministrazione comunale? Un attimo fa pensavo, quando sentivo la relazione del professore, allora chiaramente non è molto aderente, però lo voglio ricordare. Noi 2 anni fa, quando c'è stata la competizione elettorale, abbiamo inserito nella nostra lista il primo ragazzo senegalese che è venuto a Corridonia. Quindi abbiamo cercato di dare un segno tangibile di quello che pensavamo noi dell'interculturalità. Abbiamo avuto diverse persone che ci hanno detto che facevamo male, che non era molto. Invece noi abbiamo voluto inserire e ha avuto un bel riscontro da quel punto di vista elettorale. Poi quando siamo arrivati in amministrazione abbiamo dato anche dei segni, secondo noi visibili, che va ad arricchire questo fenomeno, questa contaminazione tra civiltà, tra culture, tra religioni. Un esempio soltanto, perché non voglio certo deviarvi, ad esempio finanziamo come offerta formativa nelle scuole, prima l'ha detto la professoressa Ciocci, come si dice,
lezioni di lingua italiana per stranieri, in modo da permettere un inserimento molto più veloce verso e nei confronti della nostra società, che ritengo la nostra comunità sia molto accogliente, anche perché non abbiamo avuto episodi negli ultimi anni che ci hanno fatto pensare in modo diverso. Cercheremo di impegnarci come amministrazione per condividere, per sviluppare questa, chiamiamola, contaminazione, che è sempre portatrice sana di valori, che noi rispettiamo i valori degli altri e gli altri rispettano i nostri valori. Quindi è su questo percorso che l'amministrazione si muove, favorendo sempre e in ogni modo un confronto leale, sereno, un dialogo tra le varie religioni, le varie persone, le varie etnie, perché a Corleone di etnie ce ne sono molte e diverse. Quindi noi andiamo e lavoriamo perché questo possa accadere, anche se esternamente abbiamo delle sensazioni, lo vediamo tutti i giorni in televisione, sui giornali, che vanno in senso opposto, però lavoreremo per poter attuare tutto questo. Grazie a tutti, non voglio rubare spazio a chi interverrà, grazie e buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Intanto che magari qualche ospite, insomma, del pubblico si prepara per un intervento, possiamo anche invitare l'imam Taraki della comunità islamica di Macerata, vuole darci un saluto, vuole esprimere una sua opinione, una sua riflessione. Pure anche l'imam Ali è presente qui della comunità islamica di Corridonia? Sembra presente. Sì, ha uscito. Buonasera a tutti, ringrazio il professore Roberto per quello che ci ha spiegato. Io spero e mi auguro che in questo documento noi riusciamo a capirlo e a applicarlo, perché l'unica paura nostra che rimane è il chiostro su carta. Perciò ognuno di noi deve riflettere su quello che è stato detto da Papa Francesco e dall'imam dell'Azhar per capire come dobbiamo andare avanti nella fratellanza, nel dialogo. Se noi riusciamo a applicare quello che hanno scritto, allora sì, veramente riusciamo a fare qualche cosa. Se invece noi lo leggiamo come avessimo detto una notizia di cronaca, non serve a niente. E tutto lo sforzo di Papa Francesco e dell'imam dell'Azhar non serve a niente se noi non lo capiamo e non lo mettiamo nel nostro cuore. Perciò io invito, non c'è niente da aggiungere, diciamo, su quello, perché il documento è talmente, diciamo, comprensivo di tutto. Io ho fatto una conferenza all'Università di Macerata, non sapevo neanche del documento e c'era, diciamo, molti, diciamo, argomenti uguali, identici, senza sapere neanche, non ho letto neanche questo qui. Perciò quello che viene dal cuore di ogni persona che ha voglia di vivere bene con gli altri. Non solo musulmani e cristiani, anche atei, anche buddisti, confucisti, tutti gli altri. Cioè, la fratellanza è la fratellanza di scuola, non solo la fratellanza. C'è la fratellanza di fede e c'è la fratellanza di scuola. Perciò l'importante è che noi riusciamo a applicare quello che è stato detto, che è molto bello. Io mi fermo qui, grazie di nuovo. Grazie. Oppure fare delle riflessioni, dei commenti, altrimenti passiamo la parola a Don Fabio. Sì,
due parole. Comunque lasciamo il microfono aperto anche per gli altri. Allora, innanzitutto ringrazio il professor Catalano. Prima ci siamo scambiati alcune battute nell'ingresso e guarda caso ci siamo ritrovati su un'esperienza, quella del vivere in un paese diverso dall'Italia per diverso tempo, che ci ha messo a confronto con culture, con fedi diverse, culture e mondi nei quali, come dire, come cristiani non eravamo affatto una maggioranza, ma anzi una minoranza, e quindi il dialogo ci si imponeva, ci si imponeva. Io, più che intervento, forse una testimonianza, credo di averne già parlato in passato, ma su questo ogni tanto ci ritorno proprio come riflessione e anche come, come dire, autocritica. Soprattutto nell'esperienza che ho fatto in Kosovo per 2 anni, prima di venire in questa parrocchia, io ero, diciamo, parroco, se così si può dire, di una piccola comunità cristiana, circa 30 cattolici, in una città di circa 100.000 abitanti, di cui 80.000 albanesi musulmani e il restante 20% più o meno serbi ortodossi, con tutto quello che questo generava. E molto spesso avevamo l'OSCE, che è un organismo internazionale che salvaguarda i diritti umani, organizzava degli incontri pluriculturali, ma in realtà erano multireligiosi, per metterci in dialogo. E molto spesso gli argomenti erano molto pratici, perché appunto si cercava sempre un terreno comune su cui dialogare. Molto spesso, per esempio, c'era il problema delle sepolture, perché i cimiteri erano dislocati in aree non sicure. E mi ricordo, io appena arrivato ero il rappresentante della fede cattolica. E probabilmente ero anche molto meno ferrato e, come dire, attrezzato per questo tipo di dialogo. Quindi anche a volte con una sorta di innocenza mista anche a, come dire, imperizia nel parlare. E mi ricordo che dopo il primo incontro, organizzato in un luogo blindato, con tanto di doppia traduzione perché quello che dicevamo potesse essere il più possibile riportato fedelmente, controlli, eccetera, io dissi una cosa molto ovvia, scontata, ma per la serie il re è nudo, perché dopo che tutti avevano parlato mi diedero la parola e dissi, dico, sinceramente mi trovo in un certo imbarazzo, perché noi come cristiani, per esempio, c'erano gli ortodossi, io ero cattolico, c'erano anche i protestanti, perché c'era una piccola comunità protestante. Noi che ogni domenica, in qualche modo, commentando e predicando il Vangelo, che è un Vangelo di amore e di rispetto, e siamo qua e facciamo fatica appunto a dialogare. Dico, la cosa che più mi sconcerta è che ci stanno invitando e supplicando al dialogo, mettendoci attorno a un tavolo, dei laici, cioè l'OSCE, che comunque è un'organizzazione governativa peraltro, assolutamente aconfessionale, i cui rappresentanti e funzionari, molti dei quali sono assolutamente, come dire, laici, ma secolarizzati assolutamente, ci costringono, come noi, come leader religiosi, a dialogare. E dico, questo penso che sia lo scandalo più grande. Non vi dico il putiferio che ho sollevato, perché a volte ad essere, come dire, giovani e sprovveduti si rischia di fare danni. Li faccio ancora oggi, quindi, per carità. Però questo lo dico perché mi colpiva quello che ci raccontava il professore rispetto al fatto che questo dialogo nasce in un contesto invece religioso. Come religiosi, cioè come persone che hanno riscoperto questo legame con Dio, questa religione, cioè questo legame l'uomo a Dio, non possiamo non, come dire, creare occasioni di dialogo, perché sarebbe proprio tradire quella che è la nostra stessa spiritualità. E possiamo dire una cosa, che a livello, diciamo, forse di credenti, questo è più facile ed è possibile, perché ce lo diceva il professore, ce lo diceva Papa Francesco, il dialogo si fa tra persone. Non si fa nelle aule universitarie, non si fa nei convegni, ma si fa nel rapporto che si riesce ad intessere ogni giorno, a partire da dove fa la spesa,
nell'incontro nella piazza, nell'incontro per la via. E io l'ho sempre detto che da noi a Mitrovica in realtà il vero dialogo nacque quando il Pope della Chiesa Ortodossa mi disse: dice, so che sai cucinare molto bene la pasta con il tonno, siccome adesso non possiamo mangiare la carne in questo periodo, ci inviti un giorno a pranzo a casa tua. E attorno al piatto di spaghetti è nato il dialogo ecumenico. A questo pranzo si sono anche uniti i fratelli musulmani e abbiamo fatto, ovviamente un po' noi sprovveduti come sempre, avevamo messo l'alcol e l'abbiamo dovuto tolto l'alcol, perché no, quello no, e lì è cominciato il vero dialogo. E i funzionari dell'OSCE ci possiamo venire anche noi? Ovviamente no, cioè per dire come. E poi dopo siamo stati rinvitati presso gli ortodossi, e poi dopo c'è stato anche un incontro con i fratelli musulmani. Questo a dire che il dialogo si costruisce tra persone intelligenti, ma intelligenti non in quanto sapienti, ma in quanto appunto legati da quella certezza che siamo tutti figli di un Dio creatore. E allora a quel livello è possibile. Il problema secondo me è che come saliamo di livello e andiamo ai leader, ai capi, che oltre alla fede esercita una sorta di responsabilità / potere, lì a volte, perché poi si ha paura di perdere terreno, si ha paura di, nel confronto, di non sentirsi adeguati, e lì poi dopo, quando nascono le paure, nasce pure la violenza, perché la violenza è sempre segno di paura. Di solito si è violenti quando si è spaventati, questa è la verità. Quindi quello che vorrei dire è che l'intervento che ho ascoltato davvero mi ha ricordato questo tempo, mi ha ricordato la necessità anche qui di un dialogo che, si è detto, lo diceva benissimo il Papa Francesco, il dialogo è la via, la collaborazione è la condotta e il metodo è la conoscenza reciproca. Questo è indiscutibile. E per cui ecco, sottolineo questo aspetto, il dialogo è tra persone religiose. Cioè che riconoscendosi figli di un Dio creatore di tutti, non può non dialogare con qualcuno che, pur professando un'altra religione, è stato creato comunque da quello stesso Dio in cui tu credi, in qualche modo. E per cui ecco, termino appunto ringraziando per questo intervento, ringraziando per l'occasione di riflessione, ringraziando anche della presenza dei nostri fratelli anche pakistani e quindi di fede musulmana. E penso che forse la via migliore per partire è quella di non avere paura gli uni degli altri, perché il problema è quello, è un problema di paure, e normalmente si ha paura sempre del buio, cioè di ciò che non si conosce, di ciò che è oscuro, di ciò che non vediamo. Ecco, forse in questo senso Dio che è luce ci chiama un po' a venire alla luce, ecco, quindi in questo senso colgo appunto l'occasione per creare queste occasioni di dialogo che penso sono importanti. Progetto Popoli, che è un progetto spontaneo, che nasce assolutamente dal basso, per questo funziona. Progetto Popoli funziona perché nasce dal basso e dall'incontro, a partire dal cibo, poi andando avanti, sicuramente ha fatto questo tentativo e credo che sia molto interessante e a suo modo fruttuoso, a suo modo sicuramente fruttuoso, se crea questi ponti e questo dialogo. Quindi grazie di nuovo e spero di aver dato magari qualche altro input per suscitare qualche altra domanda. Grazie. Grazie. A questo proposito, il progetto Popoli ha portato avanti alcune iniziative, le prime di carattere proprio culinario, eccetera, e ha intenzione di portarne avanti altre. Quindi anche tra il pubblico, se c'è qualcuno che si vuole aggiungere a questo piccolo gruppo di volontari, sempre come uomini di buona volontà e come operatori di pace soprattutto, ecco, invitiamo magari a farsi conoscere, a farsi presenti,
perché abbiamo anche bisogno di aiuto, di collaborazione, di suggerimenti, e intendiamo proprio camminare proprio per la ricerca della verità, come diceva Papa Francesco, perché è quello poi quello che è la meta, insomma, da raggiungere. E, non so, continuiamo con qualche altro intervento oppure chiudiamo qui questo incontro? Che dite? C'è qualcuno che vuole fare dire qualche cosa? Io, se posso chiedere un regalo a Roberto Catalano, se lui ci dice qualche cosina della sua esperienza in India, qualche aneddoto, qualche esperienza, soprattutto magari sulle difficoltà superate, su che immagino ce ne saranno state tante. Bene, se non voglio intrattenervi sui miei 28 anni in India, perché la notte diventerebbe molto breve, mi hai preso alla sprovvista, però posso raccontare qualcosa. Ma forse vi posso raccontare questo. Io sono arrivato in India nel 1980, avevo 26 anni e non ero mai uscito dall'Europa, ero stato da varie parti dell'Europa, ma mai uscito dall'Europa. E sono arrivato in India un paio di settimane prima del Natale, il 12 di dicembre. E con la mia comunità abbiamo trovato casa in un quartiere cattolico, però un quartiere cattolico circondato da altri quartieri, uno indù, uno musulmano, uno zoroastriano, quindi al centro della multiculturalità e multireligiosità. La prima esperienza scioccante che ho avuto è stata la celebrazione del Natale, perché io ero abituato a un Natale sotto zero e a Mumbai era inverno ma c'erano 30 gradi. Ero abituato a Natale col panettone, in India il panettone non sapevano cosa fosse, ovviamente. Ero abituato a certi cibi e in India per il Natale anche i cattolici mangiano cibo indiano con spezie, a cui io non ero abituato in quel momento. E quindi dopo tre o quattro giorni di inviti a noi tre che formavamo questa prima comunità del Movimento dei Focolari a Mumbai, io non ne potevo più né del cibo indiano, né del caldo, né del Natale celebrato lì. Una cosa però mi aveva colpito profondamente. La messa di mezzanotte in questa parrocchia di Mumbai, nel mezzo di un fracasso assordante, perché la chiesa dove celebravamo la messa di mezzanotte, che era piena all'inverosimile, si trovava al centro di una zona musulmana, si trova al centro della zona musulmana, e nello stesso periodo si celebrava una festa musulmana molto importante negli stessi giorni. Per cui, mentre i musulmani con rumori assordanti celebravano la loro festività, noi cattolici all'interno della chiesa celebravamo il Natale, la festa della pace. Quello che mi impressionò fu che i cattolici all'interno della chiesa erano assolutamente attenti, un clima spirituale profondissimo, come se fossero nel mezzo del deserto, nel silenzio assoluto, quasi che non succedesse niente all'esterno della chiesa. E mi resi conto di essere arrivato in un mondo, sapevo che non era il mio, ma un mondo che aveva tanto da insegnarmi. Prima di tutto un mondo di grande spiritualità, in secondo luogo un mondo di grande rispetto, perché i musulmani celebravano la loro festa, i cattolici la loro. Sembrava nei miei orecchi occidentali che si disturbassero l'uno gli altri, mentre invece ognuno celebrava
e celebrava secondo la propria tradizione, e i due mondi continuavano a convivere perfettamente senza il minimo problema. Ecco, questa è stata una prima lezione nel giro di due settimane. Vi racconto un secondo episodio, perché sempre fa sempre effetto quando lo racconto, ma anche perché è stato l'impatto invece più culturale, perché poche settimane dopo che ero arrivato in India ho cominciato a insegnare come professione italiano, avevo un gruppo di studenti molto della Mumbai, di Mumbai bene, quindi ricchi, anche gente con delle possibilità, che guardava al futuro eventualmente all'estero come stewards nelle aerolinee, che allora era il sogno dei giovani universitari indiani, soprattutto delle giovani, delle ragazze. E ricordo che era la mia prima esperienza di insegnamento all'estero, quindi insomma era una sfida. E un giorno dopo un periodo di vacanze per una festività indù molto importante, tornando a lezione, dopo alcuni giorni mi resi conto che una studentessa non era tornata a lezione. E allora chiesi agli allievi, dico, ma non vedo, il suo nome era Jyotsna. E loro mi dissero, non c'è perché si è sposata ed è partita per gli Stati Uniti. E la mia lezione fu, ma se ce l'avesse detto prima delle vacanze, allora gli avremmo fatto un regalo, come... Tutto il gruppo degli studenti fece un sorrisino in questo modo, e mi resi conto che avevo detto una grande scemenza. E infatti subito mi dissero, dice, ma professore, prima delle vacanze neanche lei sapeva che si sarebbe sposata. A questo punto la mia faccia deve essere diventata di tutti i colori, perché dice, ma come non sapeva che si sarebbe sposata 20 giorni fa? Ah, dice, no, neanche lei, però è venuta una famiglia, una ragazza indù, è venuta una famiglia dagli Stati Uniti, ha fatto la proposta alla famiglia di Jyotsna, parlo di una ragazza economicamente molto abbiente, e sono andati dall'astrologo, hanno visto che le stelle si incontravano, hanno celebrato il matrimonio e sono partiti per gli Stati Uniti. E io devo aver fatto una faccia multicolore. Alla fine della lezione viene un'altra studentessa e mi dice, professore, per lei è difficile capire quello che ha fatto lo Jyotsna. Beh, dico, sì. Perché? Mi fa lei. Dico, perché non capisco come possa durare un matrimonio così. E lei mi risponde, 1981, e lei mi risponde, ma perché i vostri matrimoni in Europa durano di più? Ecco, mi resi conto che ero in un mondo dove l'assolutismo ideologico, culturale, non funzionava. Ci voleva appunto il rispetto, come dice Papa Francesco, il coraggio dell'alterità e il rispetto dell'alterità, e lavorare insieme scoprendo che siamo in un cammino comune. Quindi due piccoli episodi, uno proprio terra a terra, del cibo, del frastuono, e l'altro più culturale, no? Ci sono alcune cose che noi diciamo, ma come è possibile che esistano ancora delle cose del genere? Ma sono cose che esisteranno per molti millenni ancora, perché la nostra non è l'unica cultura che esiste sulla faccia della Terra. Se non ci sono altri interventi, io direi che possiamo chiudere qui il nostro incontro. E mi piacerebbe leggere anche l'ultima slide che lei ha riproposto e che viene dal documento. Innanzitutto ricordo che il documento è lì all'entrata, quindi chi vuole può prenderlo per meditarlo, per rileggerlo, ma soprattutto per diffonderlo, perché Papa Francesco scrive così:
Alla ZAR e la Chiesa Cattolica domandano che questo documento divenga oggetto di ricerca e di riflessione in tutte le scuole, nelle università e negli istituti di educazione e di formazione, al fine di contribuire a creare nuove generazioni che portino il bene e la pace e difendano comunque il diritto degli oppressi e degli ultimi. Quindi buon cammino a tutti, perché c'è da fare un po' da parte di tutti. Grazie e buonasera.